Insieme a me il parroco Don Giovanni. Buonasera. Buonasera anche a lei, veramente con grande gioia siamo giunti alla decima edizione di questa manifestazione che vede impegnata tutta la comunità parrocchiale. Già nei mesi precedenti al Natale, in modo particolare già da fine settembre e fino ad arrivare alla settimana che precede il Natale, tutta la comunità è impegnata nella realizzazione, nella ripresa di questo borgo così caratteristico, così bello, per proporlo anche ai visitatori in occasione di queste manifestazioni. Quest'anno la decima edizione veramente ci porta tanta soddisfazione, il raggiungimento dei 10 anni di continuità, dopo una prima esperienza che si era fatta negli anni 90, sempre nella comunità di San Pantaleone, dal 2005 in modo stabile ogni anno una o due edizioni, quando è possibile, si sono realizzate. È una cosa bella perché è un messaggio anche di speranza che la nostra terra, la terra di San Pantaleone, vuole rivolgere ai paesi vicini, ma tutta intera alla Calabria. In tempi di crisi non solamente economica, ma anche di valori, il ritorno ai valori fondanti della nostra civiltà, la famiglia, la casa, gli affetti, sono per noi punti centrali del nostro itinerario e soprattutto della nostra proposta, al di là della rappresentazione della Natività del Salvatore. Proprio il clima di famiglia che spesso i visitatori ci fanno presente si vive già nella partecipazione dei diversi personaggi che durante l'anno collaborano a mantenere questi ambienti, anche se, come dicevo, in modo particolare nell'ultimo trimestre dell'anno. E poi la cosa bella, perché il messaggio che vogliamo dare è un messaggio rivolto a tutti, partendo dalla famiglia, l'importanza e la bellezza della famiglia in un tempo particolare come il nostro, dove spesso la famiglia è attaccata. Allora noi vogliamo portare speranza attraverso anche la proposta che il Bambin Gesù viene personato ogni anno dall'ultimo nato della comunità. Questo è un segnale di speranza, è un segnale anche di attenzione a tutta intera l'esperienza calabrese. Ecco, la novità di quest'anno qual è? La novità di quest'anno è anzitutto una ripresentazione della stessa scena della Natività, dove quest'anno abbiamo proprio una famiglia che impersona la Sagra Famiglia di Ecco, perché è Nazareth. stato scelto proprio questo? Perché anzitutto la disponibilità del bambino, che è il più piccolo, come dicevo, della comunità, ma poi anche degli stessi genitori che si sono resi disponibili proprio a rappresentare la bellezza di Maria e Giuseppe nella vita stessa della comunità cristiana. Ci tengo ad aggiungere che questo bimbo è di una ragazzina che è nata e cresciuta a San Pantaleone, che risponde al nome di Maria Rosa Marino. E il compagno, il marito, è di nazionalità inglese, vivono in Inghilterra. Nel momento in cui sono venuti qua per le feste, abbiamo chiesto se c'era la possibilità di averli come ospiti a San Pantaleo per interpretare il ruolo della Natività. Hanno acconsentito e di questo voglio fare un grande ringraziamento. Quindi internazionale quest'anno, presidente San Pantaleo. E questa è la bellezza proprio del presepe. Qualche anno fa invece abbiamo avuto ospiti e anche come protagonisti abbiamo fatto un presepe multietnico dove una famiglia dell'India ha rappresentato proprio la Sagra Famiglia di Nazareth. Persone che lavorano nel nostro territorio, che si sono inseriti molto bene e che sono state sostenute dalla comunità per proporre un messaggio di pace, di speranza e di fratellanza in tempi particolari come i nostri. Quindi la partecipazione e la coesione con gli abitanti è Sì, fondamentale. Per su questo. questo veramente il paese si distingue perché in questi 10 anni si è amalgamato molto, è un'esperienza che si vive come comunità, anche se poi ci sono alcuni che all'interno della comunità per il loro ruolo devono svolgere dei servizi durante tutto l'anno anche per mantenere questi ambienti e alcuni che proprio sono incaricati per particolari servizi, il costumista e altri. Però è tutta la comunità impegnata, avete visto ci sono i bambini, ci sono i giovani, ci sono gli adulti, le persone anziane e in un modo o nell'altro tutti sono presenti, sia quelli che
vediamo qui in scena, anche i nostri uomini che oltre a essere qui oggi personaggi hanno lavorato tanto per realizzare anche le strutture dove noi oggi ci troviamo, ma soprattutto anche tutta intera la comunità, tanta gente, soprattutto le persone più anziane non possono uscire, ci sostengono offrendoci anche il necessario per poter realizzare anche gli assaggi che vengono offerti gratuitamente ai nostri visitatori. Questo è un grazie allora che rivolgo a tutta intera la comunità di San Pantaleone per la generosità, per l'impegno e soprattutto per questa testimonianza di affetto che dà a tutte le comunità. È un presepe aperto a tutti e questo ci dà veramente una grande soddisfazione e soprattutto il fatto che ritornano, ci sono alcuni visitatori che con noi hanno fatto 10 anni, che ogni anno sono tornati, qualcuno me lo diceva incontrandomi prima, è la 10ª volta che vengo a San Pantaleone, vengo con piacere proprio perché vedo quel clima di famiglia. Questo è un presepe a livello familiare, perché la comunità si sente una grande famiglia che collabora nell'impegno di realizzare un'opera così bella che è la rappresentazione e la nascita del Salvatore. Sicuramente una macchina organizzativa che non finisce oggi ma continuerà anche per prepararsi al prossimo anno. Ecco, delle novità già in anteprima, anche se sì, non si potrebbe dire, però sicuramente ci sarà qualche inizio. Noi stiamo pensando, giustamente, questo un po' fa parte anche della nostra programmazione anno per anno, alle cose da aggiustare anzitutto, le cose da migliorare, ma poi anche le cose da realizzare ex novo. Già per il prossimo anno stiamo mettendo su alcune idee, ancora sono in fase di elaborazione, però certamente chi viene anno per anno vede sempre dei miglioramenti, non solo nelle strutture ma anche nei costumi, nella partecipazione e soprattutto anche nel numero di visitatori che in questi 10 anni è aumentato. E anche per un modo per valorizzare il borgo. Sì, renderlo ancora più pittoresco. La cosa bella è valorizzare il borgo e, come diceva il dottor Manglaviti, anche inserirlo in un itinerario che durante l'anno preveda anche delle altre manifestazioni. Questo un po' è il nostro progetto per il 2015, collegandolo anche agli altri due luoghi di culto molto partecipati, la chiesa di San Pantaleone e il santuario della Madonna della Cappella, che nei mesi di luglio e agosto vedono la partecipazione di tanti devoti da tante parti della Calabria, della al nostro comprensorio, e quindi sarebbe bello anche inserire qualcosa durante il periodo estivo, anche se già i giovani già si stanno organizzando per il carnevale, per momenti di aggregazione durante l'anno, e quindi sono impegni che ci conducono anno per anno con delle tappe durante i diversi mesi. La ringrazio e in bocca al lupo. Grazie e alla prossima, veramente, auguri. Grazie.